Buongiorno ragazzi e bentornati sul nostro canale. Come vedete dallo sfondo, purtroppo abbiamo lasciato la Thailandia e siamo ritornati a casa, ma non vi preoccupate perché continueremo a condividere con voi tanti altri contenuti. Per chi ci sta guardando per la prima volta e non ci conosce, io sono Salvatore e io sono Valentina. E tra novembre 2021 e maggio 2023 abbiamo viaggiato per il sud-est asiatico e qui su questo canale abbiamo condiviso le nostre esperienze. Video di budget e video di pro e di contro come appunto quello di oggi. Per chi già ci conosce e già ha visto i nostri video, oggi parliamo di un paese che ci ha letteralmente rubato il cuore e che abbiamo imparato ad amare sempre di più, cioè la Thailandia. Ovviamente Valentina dirà i pro e io i contro come al solito. Iniziamo! Ragazzi, al primo posto abbiamo deciso di mettere il cibo thai. Davvero è buonissimo e noi lo reputiamo uno dei più buoni del sud-est asiatico. Forse all'inizio è un po' difficile abituarsi per tutte le varie salse che usano, come la salsa di pesce o la salsa di soia, e anche perché la cucina thai è caratterizzata dal bilanciamento di quattro sapori fondamentali: l'aspro, il dolce, il salato e l'amaro, quindi alcuni piatti potrebbero risultare anche dolci. Però vi assicuriamo che una volta abituati è buonissimo e non vedrete l'ora di assaggiare i piatti e continuare ad assaggiare cose nuove. Io tra l'altro non vedo l'ora di mangiare di nuovo il panang curry, favoloso davvero, troppo buono. Il nostro consiglio è quello di iniziare a mangiare qualcosa di semplice come può essere il riso fritto o il pad thai, per poi comunque avvicinarsi magari anche alle zuppe o piatti magari un po' più saporiti. Ecco, non vi facciamo l'elenco di tutto quello che ci piace perché davvero potremmo stare qui ore, anzi a dire la verità avevamo pensato anche di fare un video apposta su questo tema e se vi interessa magari lasciateci un commento e noi lo svilupperemo. Però davvero il cibo thai ci piace tantissimo. Sì, tra l'altro anche perché viene sempre fatto utilizzando prodotti molto freschi. Sì, e soprattutto anche molto salutari perché la base comunque è riso o noodles, sempre accompagnati da pesce, carne e anche molte verdure. Però se dobbiamo trovare una nota negativa è che è davvero piccante. Cioè, ma anche le insalate, ma hanno un livello di piccantezza alto. Altissimo. Quindi ricordatevi sempre di dire no spicy, anzi se volete stupire magari il cameriere o la persona che è lì a prendere il vostro ordine, lo potete dire anche in lingua thai, my pad. Stiamo un po' imparando a pronunciare queste, diciamo, basi, soprattutto quando ordiniamo, appunto per farci capire meglio. Perché davvero abbiamo capito alcune volte che il loro no spicy corrisponde a un peperoncino, che è comunque fuoco. Se non si scherza qui. E gli hanno detto che era poco piccante, ma mentivano come al solito. Sì, esatto. Quindi se siete particolarmente intolleranti al piccante, proprio assicuratevi che non vi mettano il chili dentro, perché è su un altro livello il piccante in Thailandia. Il contro numero uno invece è questa frase che abbiamo trovato di frequente in Thailandia: same same but different. E mai come adesso ci siamo resi conto del suo significato, perché la prima volta non avevamo ben chiaro cosa si intendesse con questa frase, ma poi continuando a tornare in Thailandia e viaggiando per un periodo abbastanza esteso ne abbiamo capito il significato. Ad esempio, noi abbiamo rinnovato diverse volte il visto in Thailandia, circa 4 volte, e abbiamo avuto 4 esperienze diverse. Dove serviva la fototessera altri non l'hanno chiesta, dove serviva una fotocopia da fare per loro non era un problema. Quindi nel senso, pratica diciamo amministrativa, burocratica, comunque anche importante, eppure servizi e risultati diversi. Tant'è che a Surattani l'ultima volta che abbiamo esteso in 20 minuti siamo entrati e usciti dall'ufficio di immigrazione, a Chiang Mai è stato il peggiore perché ci abbiamo messo qualcosa come 8-9 ore e ci hanno rimbalzato tra un ufficio e un altro. Chiedendoci anche documentazioni proprio differenti. Esatto. E succede anche magari se andate al ristorante, magari avete ordinato un piatto squisito, molto buono, ritornate la prossima volta e magari è cambiata la persona in cucina, non è la stessa quel giorno lì e il piatto è abbastanza diverso. Non succede sempre questo, però succede. Sì, oppure ti può capitare che il giorno di chiusura di un locale
non è sempre lo stesso, anche se il cartello, ad esempio, c'è scritto chiusura il martedì, però ogni settimana non è uguale, può cambiare, quindi non c'è proprio uno standard nelle cose, nei servizi. E questo diciamo che è anche un po' il bello, però l'abbiamo messo un po' nei contro così in maniera divertente perché rappresenta proprio questo paese. Il pro numero due abbiamo messo che la Thailandia è tutta bella. Noi l'abbiamo girata da nord a sud, isole, centro, insomma siamo stati un po' dappertutto e ci siamo davvero accorti che la Thailandia è bellissima, ha un sacco di cose da vedere, un sacco di cose interessanti. A montagne, a campagne bellissime, a laghi, a fiumi da percorrere, a tantissime cose, spiagge bellissime, isole, ognuna diversa dall'altra, e davvero si può trovare qualcosa per tutti i gusti, dalle feste sulla spiaggia al relax completo, alla natura super incontaminata. Davvero offre un sacco di attività e anche tutti differenti. Sì. E noi ci siamo accorti che è proprio interessante ogni luogo. Sì, infatti noi viaggiando da nord a sud e isole, uscendo anche dai centri più turistici, andando magari nei paesini molto local, anche semplicemente andando al loro mercatino, piuttosto che davvero un paesino dove eravamo gli unici stranieri, l'abbiamo sempre trovato comunque affascinante ed interessante, ma anche semplicemente guardando le loro attività quotidiane. È un qualcosa che a noi davvero stupisce e continua a spingerci a ritornare in questo paese e continuare ad esplorare altre province che magari non abbiamo mai visto, come magari quella di Isan, appunto nell'est della Thailandia, una provincia che ci interesserebbe comunque visitare. O magari la natura bellissima della provincia di Krabi, è stupenda. La natura lì è pazzesca, è davvero qualcosa di un altro mondo. Sì, quindi sia che vogliate un turismo improntato sul divertimento o sul relax o anche un turismo culturale, davvero la Thailandia ha ad offrire tutto e anche di più. Come diceva Salvatore, anche in un paesino sperduto magari c'è questo tempio particolare con un'energia diversa. E davvero a noi ci incuriosisce e ci affascina davvero molto. Contro numero 2, barriera linguistica. Ci siamo resi conto che rispetto agli altri paesi del sud-est asiatico, in Thailandia parlano meno l'inglese, soprattutto se si esce fuori dai centri più turistici come Bangkok, Chiang Mai o Phuket, si fa un po' più di difficoltà, si incontrano. Anche magari per ordinare al ristorante, soprattutto se magari non volete un ingrediente particolare. Via fuori menù. Esatto, potrebbe essere un problema. Ovviamente sappiamo che siamo noi ad andare diciamo nel loro paese e ci dobbiamo adattare. Infatti noi stiamo imparando le basi della lingua Thai, giusto per la sopravvivenza, per aiutarci a capirci mentre ordiniamo. Perché diciamo che per noi è stata la difficoltà maggiore, ecco. Quindi è un po', diciamo, un contro, però se vedete il lato positivo vi dà la possibilità di cercare di imparare la loro lingua. Integrarvi di più. Ovviamente loro, quando voi cercherete di ordinare in Thai, in thailandese, si faranno di quelle risate pazzesche, perché poi a loro incuriosisce e magari cercano di aiutarvi nella pronuncia a pronunciare meglio. Ovviamente se andate soprattutto in Thailandia per la prima volta è davvero difficile che imparate le basi. Quindi usate Google Translate, che loro è un'applicazione che usano davvero tanto, e per ordinare semplicemente anche usate quello, che va benissimo e funziona davvero bene come applicazione. Sì, però davvero la barriera linguistica può essere comunque un ostacolo quando si tratta comunque di risolvere magari anche problemi abbastanza complicati, abbastanza seri. Questa cosa qui è un po' una difficoltà che purtroppo in realtà, cioè in Thailandia c'è, quindi... Sì, diciamo sempre quello discorso, in vacanza non si fa sentire tanto questo, diciamo, contro, ma se vi fermate per un periodo un po' più lungo iniziate a capire i suoi limiti, ecco. Però ovviamente il risvolto è che se voi vivete lì per un periodo un po' più lungo è giusto che impariate anche la lingua Thai. Pro numero 3, la Thailandia è il posto più sicuro che abbiamo visitato. Davvero non abbiamo mai avuto problemi, sia girando alla sera, stando fuori fino a tardi, girando con l'attrezzatura. Sì. Io stessa da ragazza, magari le pochissime volte che sono uscita da sola, non ho mai avuto problemi, nessuno mi ha infastidito, anzi
non siamo mai stati guardati in maniera particolare. No, esatto, più che essere infastiditi, ma nemmeno percepire quella sensazione di disagio. Esatto. E comunque abbiamo preso i mezzi pubblici anche tardi la sera, abbiamo sempre girato comunque con attrezzatura anche di un certo valore, abbastanza alcune volte appariscente, però davvero non ci hanno mai messo gli occhi addosso in modo malizioso. E sì, comunque abbiamo viaggiato in Thailandia per circa 9 mesi, quindi questa sensazione ci lascia molto tranquilli, perché davvero ovunque siamo andati non abbiamo mai percepito disagio. Anzi, qualcuno magari, perché in Thailandia le fotocamere e negozi di camera nei centri commerciali ce ne sono davvero tanti, qualcuno addirittura è curioso di che modello usi e si fa una chiacchierata, diciamo, da appassionati, ma mai davvero ci siamo sentiti a disagio sotto quel punto di vista. Sì, addirittura anche, appunto, come diceva Salvatore, usando i mezzi pubblici abbiamo sempre girato con le cose comunque nelle tasche dello zaino, e davvero è una cosa che non facciamo neanche qui a casa nostra. Ad esempio, quando prendiamo la metro a Milano, lo zaino sempre davanti, per dire che comunque è un paese dove ci siamo sentiti stra al sicuro, e comunque nessuno ci ha mai toccato niente. Poi ovviamente bisogna utilizzare la regola del buon senso in tutto il mondo, come nella città dove vivete, a casa vostra, in Italia, in qualsiasi parte del mondo, se usate buon senso, comunque si abbattono tantissimo quelle situazioni che possono magari diventare spiacevoli. Esatto. Poi dovesse succedere, solamente il caso che prima o poi succede nella vita, quindi non va magari imputato in modo specifico al paese che state visitando, ecco. L'importante è che appunto adottate sempre queste regole del buon senso comune, ecco. E niente, questo è sicuramente un buon pro, e soprattutto anche per magari ragazze che vogliono viaggiare da sole. Andiamo avanti col contro numero 3. Dite no alla plastica. In Thailandia ci siamo resi conto che se ne fa un uso smisurato. Anche quando andate alla bancarella a comprare la frutta, vi taglia la frutta, la mette in un sacchettino di plastica e poi vi dà un altro sacchettino di plastica. Noi ovviamente diciamo no, va bene così, perché poi noi la mangiamo e buttiamo subito il sacchetto, ma loro ve ne danno di default 2. 2/3. Sì, anche quando andate a 7-Eleven c'è un sacco di plastica. Ci siamo resi conto che viaggiando in alcuni paesi, come ad esempio le Filippine, stanno cercando invece di abbattere la plastica perché usano comunque sacchetti biodegradabili. Ma in Thailandia ancora siamo un po' lontano da quello, quindi quando potete, se si riesce a contribuire e dire no alla plastica, sicuramente si fa una cosa positiva, ecco. Sì, perché proprio fanno delle matriosche con i sacchetti, sono sacchetti dentro sacchetti già in confezioni di plastica, quindi nel nostro piccolo quello che possiamo fare è appunto dire di no al superfluo. Sì, quando non vi serve no, perché davvero ve la troverete ovunque la plastica. Il pro numero 4 è il rapporto qualità-prezzo che c'è in Thailandia. Secondo noi, appunto, è uno dei paesi con un ottimo rapporto qualità-prezzo ancora, nonostante i prezzi siano aumentati anche lì, come in tutto il resto del mondo, però davvero si riesce ancora a fare una vacanza o comunque un viaggio per qualsiasi tipo di budget. C'è davvero un ventaglio di opzioni pazzesco, e davvero il rapporto qualità-prezzo tra il prezzo e il servizio offerto è molto molto buono, sì, a nostro parere. È ancora molto competitivo in quella regione di mondo. Nonostante sentiamo persone che frequentano la Thailandia da molto più tempo di noi, per molti più anni di noi, che comunque ci dicono che rispetto a 10-15 anni fa, poi ovviamente c'è l'inflazione, ok? Però le cose stanno comunque sempre andando più ad aumentare. Per dire, ormai si fa sempre più il confronto col Vietnam, che è un paese che sta crescendo dal punto di vista turistico, per molti sta diventando un'ottima alternativa. Però noi ci sentiamo di dire che comunque la Thailandia rimane un ottimo rapporto qualità-prezzo, sia se volete viaggiare a lungo termine, sia se volete fare una bellissima vacanza. Davvero avete un ventaglio, cioè il vostro budget può andare ovunque, sia se avete un budget medio, un budget alto, un budget basso, sicuramente riuscite comunque a ritagliarvi su misura la vostra vacanza, il vostro viaggio, e ottenendo appunto un buon rapporto qualità-prezzo. Ad esempio, se seguite il nostro canale, noi abbiamo sempre viaggiato, cercato di mantenere più o meno una media di prezzo a notte per una camera di 30 euro, ovviamente a coppia. E davvero abbiamo trovato delle soluzioni molto molto belle per questo budget, a volte anche con la colazione inclusa, con la piscina, eccetera.
Quindi la qualità del servizio è molto alta, ma non solo nell'ospitalità, ma anche nella ristorazione, perché comunque si riesce a mangiare ancora dei buoni piatti, seppur semplici, come un pad thai o un riso fritto, magari di qualità, fatte con le verdure fresche, con l'uovo, con il riso, comunque a 50 baht. Quindi cioè, è una buona porzione che comunque ti appaga in qualche modo, un piatto appagante comunque con 50-60 baht si riesce a mangiare, cioè, ancora, quindi è ottimo. Per non parlare poi della frutta, che è sempre buona, cioè io poi vado matto per la frutta in Thailandia, io ovunque vedo una bancarella di frutta devo comprare qualcosa, anche se non ho fame, sì, devo comprarla, cioè. E poi ci siamo resi conto anche della quantità di servizi che la Thailandia mette a disposizione. Parliamo appunto anche dei trasporti, si può viaggiare con i minivan, con i bus, con i taxi, davvero avete una scelta di orario, una flessibilità, prenotate la sera per il mattino dopo, non c'è problema. Quindi è davvero davvero facile da girare a un buon rapporto qualità-prezzo. E vi dà soprattutto la possibilità di essere ancora abbastanza spontanei durante il vostro viaggio, proprio perché si troverà sempre una soluzione confortevole, adatta alle vostre esigenze, quindi promosso. Contro numero 4 invece, l'instabilità politica. Sebbene questo nel 98% dei casi non avrà un impatto su di voi come viaggiatori, come turisti, alcune volte invece potrebbe averlo. Come ad esempio a gennaio del 2023, il 9 gennaio, avevano reintrodotto l'obbligo di presentare la seconda dose del vaccino al momento del check-in con la vostra compagnia aerea, per poi disdire il tutto, revocare il tutto 24-36 ore dopo. Immaginatevi voi le persone che avevano prenotato il loro viaggio per quelle date, molti hanno cancellato, annullato il loro viaggio, risultando in un danno economico per queste persone. Quindi diciamo, alcune volte prendono queste decisioni magari avventate e appunto... Sì, magari fatte prese appunto con superficialità. Sì, quindi nel senso, non sono magari cose gravi, però alcune volte possono avere un impatto. Ad esempio sono diversi mesi che continuano a posticipare, andare avanti e indietro sulla nuova tassa che verrà molto probabilmente introdotta a settembre di quest'anno, del 2023, che è una tassa turistica. Sarà di 300 baht se arriverete in aereo, 150 via terra o via mare. Questa tassa è fatta per supportare e sviluppare le infrastrutture e servizi, soprattutto legati al turismo, e comprende anche una piccola assicurazione per voi come viaggiatori, che ovviamente noi vi consigliamo sempre di fare la vostra parte, ecco. Sì, quello che vogliamo dire appunto è che magari tante decisioni vengono prese anche dal punto di vista turistico con superficialità, molto veloci, poi magari dopo 2-3 giorni ricambiano, la rimodificano, la rifanno. Quindi questo sicuramente ha un impatto anche sia sul paese, diciamo a livello politico, che è un po' difficile come gestione, ma proprio anche a livello magari turistico può avere una ripercussione queste decisioni prese un po' così avventate, diciamo. Infatti il nostro consiglio è quello sempre di tenervi aggiornato col sito della TAT, che è il sito ufficiale del turismo della Thailandia, e vedere se c'è una variazione, se c'è un requisito particolare, insomma lì comunque si verrà sempre pubblicato. Ecco, comunque se programmate e avete in mente di fare un viaggio in Thailandia, rimanete sempre aggiornati che magari qualcosa può cambiare. Come pro numero 5 abbiamo messo il titolo La terra del sorriso. Ecco, diciamo che noi durante i nostri viaggi non siamo persone che ci si lasciano troppo influenzare dalle carinerie, da un sorriso, siamo diciamo abbastanza imparziali, abbastanza obiettive come persone, però dobbiamo dire che la Thailandia ci siamo sempre sentiti a casa anche grazie alle persone, perché davvero sono molto genuine, sono molto accoglienti, sono sorridenti, è vero, ovviamente non tutti, non sempre, ovvio, però la maggior parte ci siamo sempre sentiti accolti e sempre rispettati. Poi una cosa che a noi fa super piacere è che sono persone molto tranquille e questa tranquillità davvero si trasmette. Sì. Diciamo che per noi non sono persone invadenti, quindi se entrate in un negozio, volete visitare, volete comprare qualcosa, non vi presseranno mai, non avrete mai questa pressione. Vi lasciano sempre stare, se avete bisogno
sarete voi a chiedere, sapete che esatto. Loro sono lì e basta, cioè a noi comunque è una cosa che ci mette molto a nostro agio, ci dà molta calma, molta tranquillità. Infatti a me in Thailandia ad esempio piace anche un sacco entrare nei negozi, visitare, proprio perché non ho il commesso che mi pressa, che mi invoglia magari a vedere una cosa che magari non mi interessa nemmeno, ecco, solo perché deve fare il suo lavoro. Invece in Thailandia sono molto riservati, stanno molto sulle loro. Sì, forse dovuto anche alla barriera linguistica che un po' non riescono molto a interagire, però davvero sono sempre per i fatti loro, sono molto tranquilli. Anzi, a volte magari quando gli vai a chiedergli le cose sembra quasi che li stai disturbando, però nel senso questa cosa qui ci fa sentire molto liberi e molto a nostro agio per le personalità che abbiamo noi, sì. Quindi lo apprezziamo davvero tanto. Diciamo che al contrario, se avete bisogno di qualcosa e loro magari o non capiscono o magari non hanno voglia. Mezzo o voglia di aiutarvi, semplicemente no have. Oh, I don't know. Basta, è finita lì. Quindi, nel senso, varie sfumature, però tendenzialmente vi sentirete sempre molto, molto a vostro agio. Ragazzi, il video è giunto alla fine. Come avete visto, i contro non erano proprio dei contro. Siamo stati un po'... L'abbiamo messo sulla chiave divertente, ma perché appunto noi l'abbiamo premesso prima, la Thai piace tantissimo e ci divertiamo sempre, sì. A tornare, ci torniamo sempre volentieri. Infatti i contro non sono mai fatti per scoraggiare la visita di un paese, ma anzi li raccontiamo sulla base della nostra personale esperienza per rendere più fluido il vostro viaggio e la vostra visita nel paese. Non hanno nessuna intenzione di scoraggiarvi, ma anzi, magari a fronte di sapere queste piccole cose, vi potete appunto attrezzare di conseguenza. Sì, come al solito vi chiediamo se anche voi avete fatto un viaggio in Thailandia, se magari vivete in Thailandia, volete condividere con noi sul nostro canale quello che pensate, se magari volete aggiungere un pro o un contro che noi non abbiamo detto, lasciateci un commento che a noi fa piacere. Sì. Detto questo, ragazzi, vi salutiamo come al solito, se il video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale per supportare il nostro progetto e noi ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao!